invitiamo tutti a rendere più bello facendo partire dei giochi di luce inserendo una monetina da un euro, quindi cominciate intanto a cercare la monetina, che è una partner di Padova, anche perché ospita l'estate il Calcio Padova in ritiro, e che ringraziamo per questo albero che quest'anno assume per noi davvero un significato particolare, visto l'iniziativa a favore delle famiglie colpite dall'alluvione. Buonasera, porto i saluti dall'Alta Busteria, ringrazio al Comune di Padova di poter far parte a questo bellissimo Natale qua a Padova. Noi abbiamo portato questo bellissimo albero che ha anche una piccola storia, che questo albero viene dalla Val di Braies, dove quest'estate Terence Hill ha girato il suo nuovo film che arriverà quest'inverno in televisione, che si chiamerà A un passo dal cielo. Proprio Terence Hill, che in questo film lui sarà un appassionato della montagna, che dalla forestale, che poi lui ha scelto questo albero perché piaceva a lui, e così l'abbiamo portato qua a Padova, e così l'albero di Natale ha scelto Terence Hill, che tutti noi conosciamo. Bene, ringrazio di poter far parte a questo bellissimo Natale, e arricchiamo con i nostri prodotti il Natale qua a Padova. Grazie. Marta Della Vecchia, assessore al commercio, 20 metri di albero, ma non sono solo luci, c'è anche solidarietà in quest'albero. Sì, con l'accensione di quest'albero di Natale è definitivamente partito il grande Natale di Padova, un albero che quest'anno abbiamo dedicato alla solidarietà. Infatti, infilando una monetina, l'abbiamo appena visto, inizia un gioco di luci. Noi speriamo di fare tanti giochi di luce, perché ad ogni euro sarà un euro in più per le famiglie colpite dall'alluvione, che è la dedica di quest'anno per quest'albero. E questa sera si accendono anche tutte le altre luci della città, c'è l'avvio definitivo del Natale, che andrà avanti fino al 9 gennaio, quindi tante occasioni di festa, di musica e speriamo anche di serenità per le nostre famiglie. Padova brilla e si rende accogliente per tutti i cittadini che vogliono venire qui a fare shopping. Sì, il Natale è sempre una grande occasione e di festa e anche per unirsi con gli amici, le famiglie e sentirsi cittadini di questa città. È anche un'occasione ovviamente per fare shopping, e quest'anno la città è stata addobbata come se fosse un grande dono di Natale. Ed è un dono non soltanto per, come dire, tutti coloro che la attraverseranno, per tutti noi che la viviamo, ma io credo anche un atto di generosità nei confronti delle persone alluvionate, perché nella festa non bisogna mai dimenticare che in questo momento ha qualcosa in meno, perché sono rimasti con l'acqua letteralmente, come dire, dentro le loro case, e quindi anche la solidarietà ha il suo valore importante. Penso anche, come dire, che sia un'occasione per far venire da altre città del Veneto i nostri concittadini a vedere quanto bella sia diventata grazie a questa addobbo assolutamente innovativa. Thank you.
Fermi, come fermi? C'è una copia di casa.